Salve a tutti, siamo qui in compagnia di Valerio Iovine, il frontman, il cantante degli Iovine. Già, questa cosa ha bisogno di Iovine, perché Iovine l'abbiamo sempre individuato come una famiglia che prende il cognome da me e da Massimo, che comunque siamo la base, diciamo, di questa famiglia, o siamo i primi comunque di questa famiglia. E quindi perciò la band di Iovine, perché Iovine è una famiglia di persone che poi ce ne stanno proprio assai, ma che fanno parte di questa famiglia. Da noi che suoniamo a tutte le persone che ci seguono, per fortuna. In questa video intervista abbiamo preparato per te dei video che se vuoi commenterai con le tue emozioni, le tue impressioni, tutto quello che ti viene, sentiti libero di Ok. esprimerti. Cominciamo dal primo video, pronto? Sì. Non so perché, però mi è venuta proprio in mente la nostra terra da queste lacrime della Madonna, nel senso che mai come in questo periodo vedo martoriata la nostra terra, quasi come quelle immagini comunque dei bombardamenti della guerra mondiale, perché solo che adesso comunque purtroppo i danni non arrivano dal cielo e non arrivano con una guerra che fa rumore, ma arrivano in una maniera silenziosa, nella maniera poi peggiore possibile, comunque inquinando quella che è la nostra terra e dando comunque condannando a morte persone che non hanno possibilità comunque di cavarsela in altro modo. E quindi vedo la Madonna che piange per la nostra terra martoriata. E noi andare o rimanere? Ma questo lo dico, questo l'ho scritto sia in una canzone che ho avuto la fortuna di fare insieme ai 99 Post, che si chiama Penso che non me ne andrò, che poi in quello che scrivo, che scrivo spesso con gli uomini. Io preferisco restare qua e ho preferito restare qua pure nel mio lavoro. Avrei avuto sicuramente più possibilità andando via dalla mia città, andando a vivere a Roma o che ne so, a Milano, dove comunque il business, dove esiste il business della musica. Però io amo scrivere della mia città e sono figlio del Vesuvio, quindi so che siamo vivi per miracolo e ci voglio stare in questo miracolo fino a che sia possibile. Cogliona, oddio, c'è la bicicletta. Amo la bicicletta, amo la libertà e in questa immagine comunque vedo quello che ogni giorno fa l'essere umano, cioè cadere e rialzarsi. Che È negozio è questo? una gioielleria, Napoletana? sì, del centro storico. Che ti viene in mente? Mi viene in mente che comunque io credo che il furto è una delle infamie più grandi che ci stanno, perché il furto prevede il fatto che comunque con poco lavoro tuo gambà. Cosa differente comunque da quello che può essere un furto in un supermercato da parte di una madre che comunque non può far mangiare i figli. Io quello lo vedo un esproprio proletario. Mentre andare a rubare in una gioielleria due o tre personaggi, come andare a rubare, non è per la difesa sicuramente delle banche, che è un'altra cosa che non accetto, ma ad andare a rubare in banca fa
fare un tipo di rapine, di furti, secondo me si nubiezza e merda proprio, veramente finito. E con questa cosa mi collego più che altro alle carceri, che secondo me andrebbero svuotate da tutte le persone che commettono, non voglio dire reati minori, ma voglio arrivare proprio al discorso delle droghe leggere. Secondo me tutti i reati collegati alle droghe leggere, cioè tutta la povera gente, comunque africani, magrebini, che so chi di là, che vanno in galera vanno o i poveri Dio, scusatemi il termine, ma Non per i non riesce a bilingue, spiegare diciamo. bene, o i poveri Dio, o comunque chi non si può spiegare, o chi non c'ha denaro comunque per tenere gli avvocati. Invece secondo me le carceri andrebbero svuotate comunque di reati minori, come chi si è fatto una pianta di marijuana a casa. Ormai comunque, mamma, lo sai buono che io comunque fumo e canne e sono una persona comunque sanissima. Andrebbero svuotate di reati minori, proprio come quelli comunque legati alle droghe leggere, e andrebbero riempite comunque dei pezzi di merda dalla gente come questa, che comunque non gli basta mai il denaro. Come tutti i politici e tutti i camorristi, comunque da quelli che comunque hanno inguaiato Terra Nostra, ma veramente in quei casi, anche se non, il carcere secondo me non è una cosa che ci salva e non è stata una grande invenzione, però in alcuni casi ti assopicchiava. Salvataggio di Io credo che soprattutto in questo secolo abbiamo fatto di tutto per essere contro natura e cercherò di spiegarmi semplicemente. In alcuni deserti hanno provato a far diventare fertile quella terra. E c'è la possibilità. L'essere umano è capace comunque di far diventare fertile una terra. Però sentivo l'altro giorno che in un deserto africano che non vi so ben dire, sono riusciti a far diventare fertile la terra e addirittura comunque da non so che profondità sono riusciti a estrapolare, a far uscire l'acqua, quest'acqua per irrigare questi campi. Quest'acqua era sotto forma di minerale, era una risorsa della terra da milioni di anni. Questa risorsa che aveva la terra da milioni di anni è finita tipo in 20 anni per irrigare questa terra, che diventerà di nuovo deserto. Abbiamo fatto in quel caso una cosa contro natura. Così come è contro natura provare a combattere lo spostamento dei popoli. È da sempre, da quando esiste l'essere umano, che le popolazioni si spostano, si mischiano e cambiano. C'è una teoria a cui do ascolto, e che probabilmente tra 200 anni, se esisterà ancora comunque la terra che abbiamo sotto i piedi, l'Italia sarà, la maggior parte degli italiani saranno africani. Ed è una cosa che mi piace. Ma quegli africani non saranno africani, quegli africani saranno italiani. Se gli diamo la possibilità comunque, noi probabilmente saremo il Nord Europa. Se continueremo a vivere e a fare della nostra vita un qualcosa contro natura, la natura comunque prima o poi sarà contro di noi. Hai fatto ballare Maradona,
è una popolazione. Soprattutto non lo sapevo. Soprattutto, ecco, questo è l'aiuto che ti può dare la tecnologia, che ti può dare YouTube. Però è successo proprio così. Il giorno dopo di questi festeggiamenti per Maradona, per il compleanno di Maradona, lui andò a festeggiare in India, mi postarono questo video di Maradona che festeggiava, che andava avanti e indietro, che ballava. E a un certo punto, siccome era confuso comunque questo video, sentì in sottofondo O Reggae Maradona, la mia canzone. E onestamente, lo dico così come fu in quel momento, no, non ci credevo. Dissi, vabbè, sarà un fotomontaggio comunque di qualcuno. E siccome ce ne sono centinaia di questi video, anche questo che adesso mi hai fatto vedere non l'avevo visto prima, mi sono dovuto accorgere comunque che era la verità, cioè che in India Maradona è andato a festeggiare il suo compleanno in uno stadio con circa 80.000 persone, dalle notizie e dalle immagini comunque che vedo. E quando arriva e lo presentano, comunque in India si sono scaricati comunque da YouTube O Reggae Maradona di Iovine, e io canto mezzo in italiano e mezzo in napoletano in India, e Maradona addirittura comincia a ballare la mia canzone, questo insieme a questa ballerina. E fino a quel momento io non sapevo nemmeno se quella canzone Maradona l'aveva mai sentita. E adesso posso dire che Maradona quella canzone l'ha sentita, la conosce e l'ha ballata, perché non si è nemmeno incuriosito di sentire quella cosa. Ed è questa canzone mi ha portato fortuna quasi inconsapevolmente. C'erano due dei miei musicisti che dicevano: ma veramente vuoi fare sta canzone tu con un quinto disco? E io ho dovuto insistere anche con i miei musicisti per portare questa canzone poi in giro. Poi non la facevamo nemmeno live, sempre perché sentivo un po' questa cosa che i miei musicisti non l'amavano troppo questa canzone. E la prima volta l'ho suonata live a Milano, quasi per riempire lo spettacolo, come bis. C'era mio fratello che mi disse: ma perché non facciamo un Reggae Maradona? Impauriti di questo Reggae Maradona a Milano, e la conoscevano tutti. Quindi è un esempio di canzone che comunque, quando io adesso dico questa cosa, la posso dire solo con l'esperienza di un po' di anni di musica. Quando una canzone ha una valenza, vale qualcosa, ha qualcosa di importante al suo interno, va al di là di tutte le logiche poi di mercato, eccetera, eccetera. Questa è una canzone che non ha un video su YouTube. È una canzone che non ha mai avuto l'ausilio di un ufficio stampa per essere portata in giro. Non ho mai caricato il video su YouTube, per esempio, ma l'ha caricato un'altra persona che non conosco nemmeno, e c'ha più di 400.000 visualizzazioni, è tradotta in tutte le lingue, è tradotta in spagnolo, in inglese, in francese. E quindi capisci che una canzone può andare al di là, che la musica può andare al di là. E quindi alla fine, come dice mamma, sono queste le soddisfazioni della vita che uno sa da via. E questa è stata veramente una grande soddisfazione per me. Soddisfatto. Sono logorroico, scusate. Soddisfatto di questa intervista? Sono contento quando posso parlare comunque con delle persone che la possono pensare come me, delle persone che danno la possibilità a me di raccontare le mie storie più o meno serie. Allora concludiamo qui l'intervista. Grazie con a voi. Il gentilissimo Valerio Iovine. Gentili voi. Un saluto ai nostri lettori. Vi faccio un salto. Why you? Mi raccomando, fate un salto.